ragazzi hanno tutta la pezzolina, invece aiuto, vai, vai. Il 16 gioca. Vedi che devo iniziare. Posso andare, no? C'è una sola via d'uscita da questa crisi di inizio stagione per la Mastria Vending Catanzaro, la vittoria. Lo pensano in molti, lo ha dichiarato coach Pullano oggi sulla stampa e lo pensiamo anche noi. Questa squadra ha bisogno di conquistare i primi due punti stagionali per eliminare quei blocchi mentali che hanno avuto il loro culmine nella gara di domenica scorsa contro Scauri e per poter finalmente esprimere tutte le potenzialità che possiede indubbiamente. Ma attenzione, perché oggi contro la Stella Azzurra Viterbo non sarà semplice come sembra sulla carta, soprattutto se non si affronterà questa gara con la dovuta concentrazione. Appassionati di basket, buonasera da Pier Santo Gallo, dal Pala Pulerà, Mastria Vending Catanzaro, Stella Azzurra Viterbo, con la formazione di coach Pullano. Che partita alla grandissima con le due bombe consecutive di un Davide Naso. Davvero on fire in queste prime due azioni. Diamo subito lettura dei due quintetti. Catanzaro, ovviamente allenato da coach Pullano, schiera Artioli, Carpanzano, Naso, Guadagnola e Di Dio. Mentre per quanto riguarda la Stella Azzurra abbiamo Ingrid Lee, Liswan, Fower, Cianci e poi vediamo un po', dovrebbe essere il capitano Meroi. Dall'altra parte abbiamo visto pochi istanti fa il canestro del giocatore di Viterbo. Ora ci saranno due tiri liberi per Dario Guadagnola. Partita subito forte la Mastria Vending Catanzaro. Dario Guadagnola in lunetta, per lui fino a questo momento 88% ai tiri liberi. Realizza il primo Dario Guadagnola. Vediamo il quinto elemento della Stella Azzurra. Stella Azzurra, il numero 77 Ianuale, Gianmarco e non Meroic. Scusiamo ovviamente con i telespettatori. Recupera palla intanto la Mastria Vending Catanzaro e può ripartire con Thomas Di Dio per Gianluca Carpanzano. Deve vincere quindi oggi la Mastria Vending Catanzaro. Subito partita davvero a spron battuto. Formazione di coach Pullano. Guadagnola da sotto, stoppato Dario Guadagnola. Riparte Viterbo, il contropiede ma c'è il recupero di Davide Naso e poi il gancio perfetto da parte di Alessandro Ciampaia per i due punti di Viterbo. Artioli. Carpanzano, uno contro uno con il suo diretto avversario, poi lo scarico per Artioli, il fallo su Artioli da parte del numero 77 Gianmarco Ianuale, sarà rimessa per Catanzaro. Attenzione, 7 minuti e 56 secondi, già 3 falli di squadra per Viterbo. Dalla media Guadagnola, gran canestro questo per Dario Guadagnola. 10-4 per Catanzaro. Attacca ora Viterbo sul ferro, il tentativo da parte
di Luca Fower. Catanzaro prova subito a scappare. Davide Nasu, spalle a canestro, uno contro uno con Liswan. Si gira bene Nasu da sotto, sbaglia, il pallone danza sul ferro e poi si perde fuori dal canestro. Fallo qui intanto, chiamato contro il Catanzaro, primo fallo di squadra per i giallorossi. Rimessa che sarà battuta da Ingrid Lee. Ricordiamo tra l'altro che Viterbo oggi è scesa qui a Catanzaro in 9 elementi. Intanto la tripla di Januale, diciamo 9 elementi, e il decimo che doveva esserci, è un'assenza pesantissima. Si tratta appunto di Fabio Marcante, uno dei migliori marcatori della formazione laziale. Qui intanto il fallo di Liswan su Thomas Di Dio, due tiri liberi per Thomas Di Dio, in dubbio fino all'ultimo momento per un problema al polpaccio. Infatti lo vediamo con una vistosa fasciatura al polpastro, polpastro destro. Polpaccio destro. E fa 2 su 2 Thomas Di Dio. 12 a 7. Ingrid Lee. Pallone per Liswan. Januale, arresto e tiro, e la tripla di Januale. Catanzaro ha trovato un buon ritmo in attacco, però sta concedendo come al solito troppi canestri agli avversari. Poi di tabella prova Dario Guadagnola, pallone sul ferro, attacca Viterbo. Liswan, il consigliato per Fower, arresto e tiro di Fower sul ferro, rimbalzo di Davide Nasu. È partito bene oggi Davide Nasu, lo scarico di Di Dio per Artioli, Di Dio per Nasu, l'assist per Guadagnola che realizza. Ripetiamo, molto bene Davide Nasu fino a questo momento. Cerca nuove idee Viterbo, attaccare qui il tentativo da tre, pallone forzato qui per Luca Fower. Carpanzano, gran numero di Carpanzano, riesce anche a scaricare per Nasu, ottimo Nasu, stoppato però Davide Nasu, il contropiede di Viterbo con Ingrid Lee. Arresto e tiro di Sandro Liswan, e realizza Viterbo che rimane a contatto di Catanzaro. Carpanzano, uno contro uno di Carpanzano, è più veloce del suo diretto avversario e il pallone entra e va a segno Carpanzano, subendo anche fallo. Tiro libero supplementare per Carpanzano, ma soprattutto diciamo noi quinto fallo per Viterbo, non andiamo errati. Vediamo un po', intanto c'è un cambio, esce proprio Liswan. Al suo posto il numero 21 Riccardo Rovere. Era questo il quarto fallo per Viterbo. Carpanzano realizza il tiro libero supplementare. Catanzaro vola sul 17-12 a 4:40 dal termine del primo periodo. Januale, Ingrid Lee, fuori misura il passaggio di Ingrid Lee, può ripartire Catanzaro. Chiama lo schema Carpanzano che
questi minuti fa il playmaker. Ci prova Guadagnola, pallone sul ferro, poi se la cava in qualche modo al rimbalzo Luca Fower. Riparte Viterbo. Ianuale da sotto, gran canestro questo di Ianuale. Rimane a contatto Viterbo. Carpanzano, il passaggio per Guadagnola che realizza. Ottimo Gianluca Carpanzano in posizione da playmaker. Dalla media arresto e tiro, solo airball per Luca Fowler. Riparte Catanzaro con Artioli, prova a correre Artioli, il consegnato per Guadagnola. Pallone sul ferro, riparte Viterbo, arresto e tiro sul ferro anche questo di Ianuale. Carpanzano, si corre tanto fino a... corso tanto fino a questo momento, gran numero di Carpanzano che realizza. E ora time out chiesto dal coach di Viterbo Ugo Cordoni. Cosa abbiamo visto in questi primi 7 minuti? Un Catanzaro che sicuramente ha trovato un buon ritmo offensivo. C'è ancora qualche problema in difesa con Viterbo, che è ancora in partita nonostante i 21 punti di Catanzaro. Dobbiamo dire comunque Viterbo avversario di ben altro livello rispetto alle altre squadre. Comunque sicuramente un Catanzaro positivo rispetto alle altre partite casalinghe che abbiamo visto qui al Pala Pulerà. Finora davvero ottima la prestazione di Guadagnola, Naso e Carpanzano soprattutto in cabina di regia. Ha optato per questa soluzione oggi coach Pullano, tenendo in panchina sia Monacelli che Calabretta. Questa scelta finora sta pagando con diversi assist per Carpanzano e anche diverse giocate di pregevole fattura. Lui che nella scorsa partita si era fermato a 3 punti realizzati. Arresto e tiro intanto da parte del numero 26 Ciangi, poi il rimbalzo di Carpanzano che trova in aria Guadagnola, si gira bene Guadagnola e realizza. Dario Guadagnola già in doppia cifra. Guadagnola, attacca Viterbo con Giulio Cianci in equilibrio precario, ci prova il numero 26 di Viterbo, nessun problema per Catanzaro. Naso rischia di perdere il pallone grazie al lavoro difensivo di Riccardo Rovere e infatti è così. Rimessa Viterbo, 1:57. Attacca Cianci, il fallo su di lui di Artioli. Ovviamente Cianci è un piccolo, ha preso in velocità Artioli e lo ha bruciato. Artioli a quel punto ha fatto fallo. È entrato intanto Luca Calabretta nel Catanzaro al posto di Naso. E adesso cambia un po' Catanzaro sicuramente. La tripla intanto di Luca Fower, gran canestro questo. Catanzaro era riuscito a scappare sul 23-14, massimo vantaggio, poi questa tripla
ha rimesso di nuovo in partita Viterbo. Sotto canestro, sbaglia Thomas Di Dio, riesce poi Calabretta a guadagnare il rimbalzo. Carpanzano a fare tutto da solo, Carpanzano, lo scarico per Thomas Di Dio, tripla aperta questa per Di Dio, la sbaglia. Il rimbalzo di Cianci, riesce a mantenere il possesso Viterbo, poi qui la gran cosa di Januale per il suo compagno di squadra, il numero 14 Ciampaia, il canestro di Ciampaia, e con il 5-0 di Viterbo, Catanzaro vede nuovamente l'obbligo di rifare quasi tutto da capo, 23-19. Può riprendere il gioco Calabretta. Calabretta sfrutta il blocco di Artioli, poi serve Carpanzano, ancora un altro blocco di Artioli, Carpanzano riesce ad arrivare fino in fondo, però il pallone danza sul ferro e poi esce il contropiede grandissimo davvero di Viterbo. Nulla da dire qui, è stata davvero una gran giocata questa di Viterbo, 23-21. Catanzaro a 16 secondi per chiudere quella che potrebbe essere la sua ultima azione. Artioli realizza, Giorgio Artioli. Sei secondi ora per Viterbo. Arresto e tiro sul ferro e il canestro valido. Canestro valido per Luca Fower. Termina qui il primo periodo, 26-23 per la Mastria Vendig Catanzaro. Di nuovo in campo qui al Pala Pulerà, Mastria Vendig Catanzaro e Stella Azzurra Viterbo, sponsorizzata dalla Balletti Park Hotel. Rimessa quindi per la formazione laziale, la battuta per Cianci, attacca Viterbo sotto canestro, ottima qui la difesa di Giorgio Artioli. Carpanzano, scarico per Thomas Di Dio, Artioli, gioco a due con Di Dio. Di Dio prova a fare tutto da solo, Di Dio, poi serve l'assist per Giorgio Artioli, anche questa grande azione per Catanzaro. Abbiamo visto proprio sul finire del primo periodo un contropiede da manuale per Viterbo. Cianci si infila, poi ancora tanti errori per i giocatori di Viterbo, fallo ora proprio di Cianci su Calabretti che aveva recuperato un importante rimbalzo. ...28-23... Carpanzano, Di Dio trova da sotto Guadagnola che sbaglia, poi recupera il rimbalzo Carpanzano proprio con l'aiuto di Guadagnola. Artioli prova il gioco a due con Guadagnola, infrazione di 3 secondi e palla persa da Catanzaro. Ciampaia, rovere fermato in maniera irregolare rovere mentre stava tirando.
Saranno due tiri liberi per Riccardo Rovere. Realizza il primo libero Rovere. E va dentro, netto anche il secondo. Thomas Di Dio. Il pallone per Luca Calabretta. Carpanzano, ora passato di ruolo Carpanzano. Con l'ingresso di Calabretta, Di Dio. Pallone sul ferro, c'è stata una leggera spinta su Calabretta, tutto regolare. Per il duo arbitrale, ricordiamo, composto dai signori Adriano Fiore e Vincenzo Di Martino. Dalla media sul ferro il tiro di Ciampaia, perde palla Catanzaro, sul ferro il tiro e poi il rimbalzo di Artioli che subisce fallo. Rimessa per Catanzaro, sta per rientrare intanto Davide Naso e vediamo un po' se coach Pullano rimetterà lo stesso, riproporrà lo stesso quintetto iniziale oppure cambierà un lungo. Secondo noi probabile che cambi uno dei due lunghi, Guadagnola o Artioli, infatti è così. Fuori Guadagnola e dentro Davide Naso, protagonista con due bombe consecutive proprio in apertura del primo periodo. Carpanzano, non è per Calabretta, Calabretta esita troppo forse. Luca Calabretta, poi il gran recupero di Carpanzano, assist per Calabretta, comodo comodo, Luca Calabretta appoggia in layup per il 30-25. Attenzione dall'altra parte, liberissimo Luca Fowler e il canestro da tre per Viterbo. Di Dio, fallo su di lui da parte di Ianuale, due tiri liberi per Thomas Di Dio. Doppio cambio intanto per Viterbo, fuori Cianci e Ciampaia, dentro di nuovo tra l'altro Liswan. E anche Ingrid lì. Thomas Di Dio intanto ha realizzato il primo libero, ha realizzato anche il secondo. Lui che fino a questo momento aveva tirato con il 54%. Liswan, lo scarico per Ingrid Lee, airball di Ingrid Lee con il pallone che tocca solo la tabella, poi però Viterbo guadagna una rimessa sul rimbalzo e come da regolamento il cronometro si resetta a 14 secondi. Rovere, pallone per Ingrid Lee, lo affronta Calabretta, prova a sfruttare il blocco del compagno Ingrid Lee, parte Ingrid Lee fino in fondo e realizza Francesco Ingrid Lee. Primi due punti per lui, dentro pronto ad entrare intanto Morici dall'altra parte, prova
Artioli, rimbalzo di Thomas Di Dio, errore anche di Thomas Di Dio, contropiede per Viterbo, facile facile per Riccardo Rovere. Viterbo torna in parità, 32 pari a 5 minuti e 42 secondi. Fallo qui intanto di Rovere su Calabretta. Ora time out. E difese allegre qui al Pala Pulerà. D'altronde si affrontano Catanzaro e Viterbo che hanno penultima e terzultima difesa del campionato. E diciamo che fino a questo momento si sta vedendo tutto questa statistica. Sicuramente Catanzaro non è guarita dal punto di vista difensivo rispetto alle prime tre partite. Dall'altra parte però sta sfruttando le falle difensive di Viterbo, ma sicuramente, come diceva un famoso allenatore, è la difesa che ti fa vincere le partite, l'attacco ti fa solo vendere i biglietti. Il rientro in campo delle due squadre. Nicolas Morici in campo, fuori Carpanzano per Catanzaro. Naso per Artioli, dalla media Artioli, corto sul primo ferro. E attenzione perché Viterbo può andare per il sorpasso. E qui palleggio irregolare da parte di Ianuale, palla persa. Entra ora Monacelli ed esce Calabretta. Buona la prova di Calabretta fino a questo momento. Naso, pallone per Di Dio, trova al centro dell'area Artioli. Il Catanzaro fa girare velocemente il pallone ma finisce per perderlo con Di Dio che pesta la linea. E così svanisce questa azione della Mastria Vending Catanzaro. Liswan recupera palla di Dio e solo di Dio realizza. Thomas Di Dio di nuovo in vantaggio Catanzaro. Sesto punto oggi per Thomas Di Dio. Ingrid lì, spalle a canestro c'è Rovere sul ferro, buona qua la difesa di Catanzaro. Nicolas Morici per Monacelli. Naso, Naso da tre, ha la mano calda stasera Davide Naso. 9 punti per Davide Naso, tutti da tre. È pronto ad entrare ora Dario Guadagnola. Attenzione, Liswan, fallo in attacco di Liswan. Le proteste da parte di coach Cordoni. Esce ora Artioli ed entra Guadagnola. Terzo fallo per Liswan. Le proteste della panchina di Viterbo. Monacelli. Ora è lui in cabina di regia. Naso. Spalle a canestro Davide Naso. Lo scarico per Di Dio che restituisce il pallone.
prova a fare tutto da solo Davide Nasso sul ferro e poi rimbalzo di Dario Guadagnola e canestro numero 12 per il lungo Campano, poi sul ferro Liswan e ancora rimbalzone per Dario Guadagnola. Dall'altra parte ha provato a pescare il jolly Catanzaro, palla persa. ...39 a 32... altra mini fuga per Catanzaro, vediamo se i giallorossi saranno capaci di mantenere questo vantaggio e anzi di incrementarlo. Ingrilli, attenzione qui, ottima la difesa di Guadagnola che costringe all'errore il suo diretto avversario Morici in contropiede, poi il rimbalzo offensivo per Catanzaro e il fallo commesso su Thomas Di Dio, due tiri liberi per Thomas Di Dio e time out per Viterbo. 3 minuti e 2 secondi al termine del secondo periodo. Abbiamo visto quando Catanzaro ha un attimino alzato l'intensità difensiva, ha difeso con più decisione, è riuscita a creare il break fino a questo momento di 7 a 0, che potrebbe incrementarsi con la gita e lunetta di Thomas Di Dio dopo il time out. Mentre approfittiamo di questa pausa per salutare con gran piacere l'ennesima vittoria della Virtus Catanzaro, formazione ricordiamo satellite della Planet Basket Catanzaro, che gioca in C2, composta praticamente da tutti gli atleti under 19, perlomeno la stragrande maggioranza sono atleti under 19 e stanno veramente disputando un gran campionato, 3 vittorie su 4 partite. Per i ragazzi di Coach Tunno che saranno probabilmente destinati tra qualche anno, se non l'anno prossimo addirittura, a giocare in questa categoria. Tanto i tiri liberi per Dario Guadagnola, non per Thomas Di Dio, ci scusiamo con i telespettatori. Dario Guadagnola realizza il primo libero, va per il secondo e lo mette dentro. Dario Guadagnola, dobbiamo dire, in queste partite si è dimostrato un ottimo tiratore dalla lunetta. 41 a 32, 14 punti già per Dario Guadagnola. Qui apprezzabile questa difesa di Thomas Morici che serve solo a sporcare però il possesso. Ed è molto importante per un giocatore come Guadagnola, che è un giocatore molto aggressivo, che riesce a recuperare tanti rimbalzi, giocatore con tanti punti nelle mani, avere questa dote di saper tirare i liberi, perché lo porta ad incrementare ulteriormente il suo bottino. Ricordiamo, a Catanzaro sono passati giocatori con tanti punti nelle mani, giocatori dominanti sotto canestro ma non bravissimi, diciamo così, ai liberi. Uno su tutti, ricordiamo, Marco Mlinar avrebbe potuto realizzare tantissimi punti in più. E qui grandissima stoppata di Nicolas Morici. Dall'altra parte però il rimbalzo di Dario Guadagnola, resta però la grandissima stoppata su un tiro da tre di Nicolas Morici. Morici che tra l'altro
veleggia nelle primissime posizioni della classifica dei migliori stoppatori del campionato. Quindi questa stoppata, che potrebbe chissà essere seguita anche da altre, lo mantiene in queste primissime posizioni. 2 minuti e 16 secondi. Ebbè, è stata questa la prima stoppata su un tiro da tre che abbiamo visto qui al Palapulerà. Speriamo sia un buon segno. Anche qui Carpanzano, la gran giocata difensiva. Stavamo dicendo proprio questo. Speriamo sia un buon segno per Catanzaro, per una ritrovata verve in fase difensiva. Lo ripetiamo, sta consentendo ai giallorossi di piazzare questo break. E qua la tripla di Gianluca Carpanzano, più 12 Catanzaro. Ma diciamola tutta, Catanzaro sta facendo in attacco quello che sta facendo nel primo periodo, con la differenza che adesso sta difendendo. Fallo tecnico intanto chiamato a coach Cordoni. Catanzaro che può ulteriormente incrementare il suo break. Carpanzano dalla lunetta. Carpanzano che ricordiamo fino a questo momento ha tirato con l'85% ai tiri liberi, infatti realizza il tiro libero. Ora rimessa per Catanzaro. Ricordiamo che da qualche anno, dopo il fallo tecnico, ci sarà a disposizione solo un tiro libero per la squadra avversaria di quella che ha commesso il fallo tecnico, non più due. Guadagnola subisce un altro fallo, l'ennesimo della sua partita. Ci saranno 2 tiri liberi per lui, perché ha già raggiunto e superato il bonus Viterbo. Guadagnola realizza il primo libero, Dario Guadagnola. E realizza anche il secondo. 16 punti finora per Dario Guadagnola. La proiezione dice più di 30, vediamo se riuscirà a mantenere questi ritmi Dario Guadagnola. Cianci, arresto e tiro di Cianci, la tripla di Cianci in faccia a Monacelli. Si chiude questo break di Catanzaro. Vediamo se i giallorossi riusciranno a costruirne un altro. 47 a 35. È un break comunque importante quello dei giallorossi. Naso. Naso da sotto realizza. Davide Naso. Sale pure lui in doppia cifra. Quota 11 per Davide Naso. Liswan ci prova da tre, il rimbalzo e l'errore. E guardate qui ancora tanti rimbalzi offensivi concessi a Liswan. Morici prova ad andare fino in fondo, sbaglia Nicolas Morici. Un secondo, attenzione, il tentativo che tocca la tabella e poi si perde sul ferro per fortuna di Catanzaro. Il tiro era di Cianci. Termina qui il secondo periodo, 49 Catanzaro, 37 Viterbo. Un vantaggio quello di Catanzaro che, ripetiamo, è stato costruito con la difesa
che è stato assottigliato nelle ultime due azioni, perché Catanzaro ha iniziato a fare qualche cavolata come nel primo tempo, però sicuramente un Catanzaro positivo e che fa ben sperare per i secondi 20 minuti effettivi di questo match. Ora linea alla regia. Di nuovo in campo Mastia Vending Catanzaro e Stella Azzurra Viterbo per i secondi 20 minuti effettivi di questo match. Ricordiamo il punteggio: 49 Catanzaro, 37 Viterbo. Giallorossi sono chiamati a chiudere i conti e a mostrare passi in avanti in vista delle prossime partite. Naso, attenzione, tripla aperta questa, pallone sul ferro, fallo qui di Thomas Di Dio che viene scaraventato a terra, però è giusto il fallo fischiato a Thomas Di Dio. Catanzaro che tra l'altro, come dicono fonti vicine alla società, in settimana dovrebbe annunciare l'arrivo di un lungo che potrebbe supportare in maniera importante Dario Guadagnola e Davide Naso sotto canestro. Una novità importante questa. Intanto Carpanzano, pallone sputato letteralmente dalla ferro, rimbalzo offensivo da parte di Artioli. Artioli realizza, Giorgio Artioli. Sicuramente una delle note più positive di Catanzaro in queste prime partite, Artioli. Recupera palla a Catanzaro proprio con Artioli. Prova ad andare in contropiede, però è costretto a fermarsi. Artioli, ancora Artioli, l'assist per Di Dio, che cede a Guadagnola sul ferro. Dario Guadagnola, 51 a 37. La tripla sul ferro da parte di Fowler. C'è stato il fallo però al rimbalzo fischiato contro Catanzaro, rimessa per Viterbo. E qui pallone sul ferro, ma aveva difeso male Catanzaro su questa rimessa veloce dalla formazione laziale. Carpanzano trova proprio sotto canestro Guadagnola, stoppata irregolare su di lui. Ennesima gita e lunetta quest'oggi per Dario Guadagnola. Sedici punti per lui finora. Realizza il libero Guadagnola. Si concentra per il secondo e lo mette dentro. 8 su 8 per Dario Guadagnola ai tiri liberi. Catanzaro deve difendere. Il tentativo di Cianci sul ferro, Thomas Di Dio, il numero di Thomas Di Dio, però il campo è finito. Rimessa per Viterbo.
Vessa che sarà battuta da Follower. E qui tutto regolare per il duo arbitrale, recupera palla Catanzaro. C'è un giocatore di Viterbo che è rimasto a terra sotto il canestro di Catanzaro. Carpanzano dall'arco sul ferro, rimbalzo ancora di Carpanzano da sotto, sbaglia Carpanzano. Mentre c'è un giocatore ancora a terra, il giocatore di Viterbo, si tratta di... Vediamo un po', dovrebbe essere... Annuale. Vediamo un po'. Praticamente è rimasto fermo per tutta l'azione offensiva di Catanzaro. Problema al ginocchio per il giocatore di Viterbo. Eh sì, si tratta proprio di Annuale. E ha preso una brutta botta al ginocchio. Applausi sportivi da parte del pubblico del Palapulerà per il giocatore di Viterbo. Vediamo un po' chi entrerà al suo posto. Entra il numero 33 Casanova. Si chiariscono intanto coach Pullano e l'arbitro. Il signor Fiore può riprendere il gioco. Cianci viene raddoppiato, poi riesce a servire il suo compagno, ancora Cianci. Infrazione di 3 secondi. Abbastanza net da parte di Liswon. Rimessa Catanzaro. Catanzaro che è ripartito con lo stesso starting five. Appunto dell'inizio match. Carpanzano! Fuori misura qui l'assist per Guadagnola. 53 a 37. Il tiro dalla distanza da parte di Rovere, pallone sul ferro, ma c'è stato il rimbalzo di Cianci. Recupera palla Catanzaro. Carpanzano in cost to cost, realizza Gianluca Carpanzano. E ora c'è il time out per Viterbo. 55 a 37. Catanzaro al massimo vantaggio contro Viterbo. Questo terzo periodo, anche la formazione laziale è calata notevolmente, sia come ritmo che come percentuali al tiro. Sicuramente buona anche la difesa di Catanzaro. Sembra davvero aver trovato il bandolo della matassa, almeno in questa partita odierna, contro una squadra non sicuramente trascendentale. Però ricordiamo nel primo quarto, quando Catanzaro non ha difeso, Viterbo è rimasta a strettissimo contatto di Catanzaro, ed è qua forse che sono da ricercare i punti più importanti di crescita per Catanzaro, punti di partenza in vista della trasferta di domenica prossima, abbastanza difficile, a Teramo, dove speriamo, come abbiamo detto prima, ci potrà essere anche un giocatore in più a dar manforte ai lunghi giallorossi. Liswon intanto sbaglia il rimbalzo di Guadagnola e poi Carpanzano. Fuori misura il passaggio di Carpanzano per Artioli. Secondo errore
consecutivo per Gianluca Carpanzano. Ci stava comunque questo passaggio per il suo compagno di squadra Cianci. D'altra parte il gran recupero di Thomas Di Dio, che però riesce solo a sporcare il possesso di Viterbo, meritandosi comunque gli applausi dei suoi compagni. Cianci prova ad andare, Cianci, ma c'è il fallo su di lui da parte di Davide Naso. Due tiri liberi per Cianci. Sono state le timide proteste da parte della panchina giallorossa, perché a detta appunto di coach Pullano, Cianci non stava tirando quando ha subito fallo da Naso. Sbaglia qui intanto il tiro libero Cianci. E realizza il secondo. Uno su due per Cianci. Carpanzano. Carpanzano prova e realizza Gianluca Carpanzano. 14° punto per lui. Ora sì che è massimo vantaggio catanzaro, 58-38. Rimbalzo per Davide Naso sull'errore di Viterbo, che è notevolmente calata, lo ripetiamo ancora una volta. Catanzaro invece è riuscito a mantenere gli stessi ritmi. Qui il fallo in attacco di Carpanzano, secondo personale, abbastanza netto sotto gli occhi dell'arbitro. Palla persa da Catanzaro. Cinque minuti e 10 al termine del terzo periodo. Ha preso il largo Catanzaro. Speriamo per i giallorossi ovviamente in maniera definitiva. Cianci, mattone questo, finito sul ferro. Esce bene dalla pressione Thomas Di Dio. Serve Naso, Naso prova ad andare fino in fondo. Davide Naso che va a realizzare il suo 13° punto, migliore prestazione stagionale finora per Davide Naso. Bottino che può essere incrementato ovviamente nei minuti restanti del terzo periodo e poi anche nel quarto. Qui la tripla tentata da Listwon, pallone sul ferro. Catanzaro vuole vincere bene. Artioli di fisico, Giorgio Artioli realizza 62-38. Di Dio, gran recupero di Thomas Di Dio, che poi va a concludere in maniera vincente. Ora vola letteralmente Catanzaro, prova poi Flower a interrompere l'emorragia della sua squadra, non ce la fa. Tripla sul ferro, riparte Thomas Di Dio. Catanzaro ora con calma. Artioli, l'assist di Artioli, però infrazione di 3 secondi per Dario Guadagnola, e corre ai ripari coach Cordoni. Doppio cambio, fuori tra l'altro anche Listwon insieme a Cianci. Listwon che non c'era parso assolutamente in forma nelle ultime azioni, così come Cianci. Dalla media il tentativo di Casanova sul ferro, pallone per Di Dio, ottimo il movimento di Thomas Di Dio, che realizza e subisce anche fallo da parte di Riccardo Rovere. Tiro libero supplementare per Thomas Di Dio.
E applausi, applausi del Pala Pulera per la Mastria Vending Catanzaro. Esce Davide Naso ed entra Dell'Uomo, esordio in questo match per Dell'Uomo. Applausi scroscianti davvero per la Mastria Vending Catanzaro. Il pubblico sembra dire vi vogliamo così. Sbaglia però il tiro libero Thomas Di Dio. Dieci punti finora per Thomas Di Dio. Azione ottima, la finta da parte di Rovere, ma non entrano più i palloni a Viterbo. Segnaliamo anche l'ingresso di Andrea Meroi nella fila della formazione laziale. Thomas Di Dio, arresto e tiro! Ancora Thomas Di Dio on fire! Altro potenziale gioco da tre punti guadagnato da Thomas Di Dio. 68 a 38. Più 30 per Catanzaro. Due minuti e 29 secondi, sbaglia Thomas Di Dio, corto questo tiro libero, poteva fare meglio sicuramente Thomas Di Dio. Attacca Viterbo, qui giusto il fallo fischiato a Dell'Uomo su Alessandro Ciampaglia. Due tiri liberi per Ciampaglia. Realizza il primo Ciampaglia. E sbaglia il secondo, rimbalzo di Carpanzano. Sta per entrare anche Calabretta nelle file di Catanzaro. Guadagnola, pallone per Artioli, Carpanzano dall'arco e la tripla di Catanzaro, che ha costruito davvero bene questo tiro messo a segno da Gianluca Carpanzano. Qui dalla media sul ferro il tentativo di Ciampaglia, rimbalzo per Catanzaro, ora cambio, esce Thomas Di Dio, tra gli applausi della Pala Pulera. Rientra Luca Calabretta. Quindi Thomas Di Dio, che si può dire ampiamente recuperato dal suo infortunio al polpaccio. Guadagnola, uno contro uno con Fowler. Si gira bene Guadagnola sul ferro, rimbalzo di Rovere. Paglia, pallone per Meroi sul ferro, anzi scusate, viene intercettato questo pallone, rimessa sempre per Viterbo, sarà battuta da Andrea Meroi. C'è qui lo spazio per Luca Fowler, che realizza qui disattenzione di Catanzaro. Fowler ha messo dentro questa tripla veloce, gran numero di Carpanzano, prova il passaggio per Artioli, leggermente fuori misura questo passaggio, si poteva dire tentativo di alley-oop qui. 47 secondi intanto, 71 a 42. Attacca Viterbo, poi da sotto l'errore da parte di Ciampaglia,
Carpanzano. Artioli, Dell'Uomo, ancora Artioli, fermato, fallo in attacco di Artioli. Palla persa da Catanzaro, terzo fallo per Giorgio Artioli, 71-42. Porta palla a Meroi. Recupero di Carpanzano. 5 secondi per Carpanzano. Va fino in fondo. L'errore di Carpanzano. E poi rimbalzo offensivo per Catanzaro con 1 secondo e 2 decimi a disposizione. Serve un tiro veloce. E a un po' si avvicina Guadagnola. Probabilmente dovrebbe essere lui a essere servito, oppure si sta liberando dall'altra parte Calabretta. Attenzione, Carpanzano realizza, gran canestro questo di Carpanzano, che è riuscito a liberarsi proprio all'ultimo del suo diretto avversario. Canestro valido proprio sulla sirena, ed è questo un altro segnale della crescita di Catanzaro, 73-42. Ora pausa e poi quarto periodo. Ultimo periodo di gioco qui al Pala Pulerà tra Mastria Vending Catanzaro e Stella Azzurra Viterbo. Senza voler fare gli scaramantici, dovrebbero essere 10 minuti di puro garbage time, con Catanzaro che nel terzo quarto di gioco ha messo al sicuro il risultato, 73-42. Ora è Calabretta a portare palla. Dell'Uomo, oggi probabilmente ci saranno tanti minuti per lui. Artioli, rimbalzo per Carpanzano. Ancora Artioli, lo scarico per Dell'Uomo. Carpanzano dall'arco sul ferro, rimbalzone qui da parte di Liswan. Il recupero di Carpanzano, Calabretta, l'assist per Artioli. E mette dentro anche lui in doppia cifra oggi. Liswan dalla media, il pallone sul ferro, davvero sembra non ne averne più Viterbo. Dell'Uomo prova ad andare di tabella, sbaglia ma recupera anche il rimbalzo offensivo, meritandosi gli applausi dei suoi compagni e del pubblico del Pala Pulerà. Calabretta va fino in fondo, canestro non valido, fallo subito da Calabretta. È pronto ad entrare la Tella. Esce Guadagnola ed entra la Tella. Ed ora Catanzaro senza un vero e proprio lungo di ruolo. Carpanzano prova a servire Artioli, gran recupero qui di Dell'Uomo dopo che Catanzaro aveva perso il pallone. Carpanzano sul ferro, il rimbalzo solo per un attimo di la Tella. E ora contropiede di Viterbo con Eroi, poi il Catanzaro che sporca il possesso sempre con Dell'Uomo. Buono l'impatto perlomeno dal punto di vista difensivo e della grinta di Dell'Uomo. Ancora Viterbo con Fowler. Meroi
il tentativo da tre, il rimbalzo poi da parte di Ciampaia, il fallo subito proprio da Ciampaia, due tiri liberi per Ciampaia. Sette minuti e 53 secondi al termine, 75-42. Realizza Ciampaia. Fa 2 su 2, 9 punti per Alessandro Ciampaia. Esce ora Artioli ed entra Nicolas Morici. Calabretta per Carpanzano. Calabretta lo scarico per Carpanzano in ritmo. Carpanzano che realizza. Sale a quota 22 Gianluca Carpanzano. Con 4 su 9 da 3. E qui gran tripla da parte di Flower con le mani in faccia. Dell'uomo, scarico per il tiro di Calabretta sul ferro e poi Morici, il canestro di Nicolas Morici. Qui una grossissima ingenuità da parte di Riccardo Rovere perché ha recuperato il rimbalzo, poi era in equilibrio precario, ha cercato di farla rimbalzare su Morici, pallone debole. E praticamente Morici se l'è ritrovato tra le mani. È stato un gioco da ragazzi realizzare i primi due punti del suo match. Attacca Viterbo e qui c'è il fallo abbastanza netto da parte di Morici sul numero 14 Alessandro Ciampaia, due tiri liberi per lui. Ciampaia che ha la possibilità di portarsi in doppia cifra con 9 punti finora realizzati. Esce ora Gianluca Carpanzano ed entra Monacelli. 80-47. Realizza il primo Ciampaia, mentre notiamo volti rilassati e sorridenti sulla panchina di Catanzaro. Serviva questa vittoria per il morale dei giallorossi. Vero, mancano 6 minuti, ma davvero fino a questo momento non sembra una partita che si possa riaprire. Morici intanto sul ferro, il rimbalzo solo per un attimo di Calabretta. Con orgoglio ora la Stella Azzurra sporca il possesso solo per un attimo Calabretta, poi ancora un altro fallo qui di Nicolas Morici, altri due tiri liberi. E al di là del fatto che la partita sembra ormai in naftalina, ora è evidente come Catanzaro sta soffrendo un po' la mancanza di un uomo d'area sotto canestro. Sono fuori infatti tutti e tre i giocatori di peso, diciamo così, visto che solo praticamente Guadagnolo è un vero e proprio 5 di ruolo, mentre Naso e Artioli sono più dei lunghi atipici, lunghi che preferiscono giocare lontano dal canestro. Ci prova la Tella sul ferro, il rimbalzo da parte di Listwon,
l'assist per il tentativo di rovere da parte del play Meroi. Nessun problema per Catanzaro. Fallo intanto su Monacelli. Rientra in campo il play Cianci. Più 30 per Catanzaro. Monacelli, pallone di nuovo servito gli da Morici, Calabretta per Morici, poi Latella prova ad andare di tabella, sbaglia e da sotto Morici realizza. 82-50 per la Mastria Vending Catanzaro. Dalla distanza, e questa è una gran tripla da parte di Fowler, 17 punti per lui oggi. Monacelli, pallone per Dell'Uomo, lo scarico per Morici, pallone sul ferro, rimbalzo per Viterbo. Fallo qui di Monacelli. Due tiri liberi per Fowler. Esce intanto Meroi. Al suo posto entra in campo Casanova. Con l'aiuto della tabella va il primo tiro libero per Fowler. Prima di questa partita ha tirato solo una volta dalla lunetta Fowler. Calabretta. Monacelli, il pallone per Dell'Uomo. Monacelli, numero di Monacelli, lo scarico per Calabretta, pallone sul primo ferro e poi Monacelli realizza con una finta da pivot. Primi due punti per Monacelli. E a questo punto mancano solo Latella e Dell'Uomo sul tabellino dei marcatori questa partita. E qui non tocca, non riesce a bloccare il pallone Casanova. C'è un cambio intanto per Viterbo, esce proprio Casanova e rientra in campo Rovere. Monacelli, scarico per Morici. Monacelli, pallone rischioso per Calabretta che riesce a intercettare, poi prova ad andare fino in fondo subendo fallo. Buona questa azione di Calabretta che si conferma anche oggi uno dei migliori elementi di Catanzaro. E intanto c'è il quinto fallo fischiato proprio a Rovere che quindi abbandona la contesa. Sbaglia Calabretta il primo tiro libero. E realizza invece il secondo. Tre punti per Luca Calabretta fino a questo momento.
ma tanto lavoro in fase difensiva. Qui dalla lunga distanza forward, pallone che tocca solo la tabella. Calabretta, lo scarico per Monacelli. Dell'uomo. Potrebbe esserci stata un'inflazione di piedi. Comunque va ancora dell'uomo fino in fondo. Pallone che danza sul ferro. Poi viene recuperato da Cianci. E qui fallo antisportivo. Fischiato a Cianci. Eccesso di impeto qui di Cianci. Viene espulso. E beh, veramente è andato con i pugni a prendere quel pallone. Sembrava quasi una rissa quella di Cianci. Che si allontana senza nemmeno protestare. È stato uno scatto di follia quello di Cianci. Ora sbaglia il primo libero dell'uomo. Ci sarà un altro libero a disposizione per lui. E lo sbaglia anche per il disappunto del pubblico del Palapulerà, che voleva che andasse a punti anch'esso, però comunque non è finito la partita. Calabretta, non è per Morici, dell'uomo per Calabretta, fuori misura il passaggio per Monacelli. Tre minuti e tre secondi al termine di questo match, più 30 Catanzaro. Partita che ormai non ha più nulla da chiedere se non alle statistiche. Listwon ci prova sul ferro, arriva il taglio di Morici, lo vede dell'uomo che mette a segno, un bell'assist per Nicolas Morici. Punto numero 6 per Morici, ancora Morici in contropiede, gran gioco di mani qui per Nicolas Morici, che sta alla quota 8, ha fatto una gran cosa qui Morici. 89-55, ripetiamo, partita ormai finita, anche da un bel po' di tempo, c'è time out adesso. Siamo davvero ai titoli di coda di questo match. Una vittoria che serviva a Catanzaro. Vediamo se nelle prossime gare riusciranno i giallorossi a dar seguito a questa vittoria. Ricordiamo, Catanzaro nella prossima gara, il 30 ottobre, sarà impegnata a Teramo, lunghissima trasferta questa per i giallorossi, mentre Viterbo ospiterà la Sport e Cultura Patti. Riprende il gioco, mentre i giocatori di Viterbo non vedono l'ora che finisca questa partita. Qui intanto il tentativo di tripla viene respinto dal ferro, il tiro proprio di forward, il migliore sicuramente di Viterbo, al di là dei 19 punti realizzati. Fallo qui di Monacelli proprio su forward, due tiri liberi. Due minuti e nove secondi. Può raggiungere il ventello Fowler.
mette dentro il primo libero forward, 11,7 punti di media prima di questa partita con il 47% da 2. 2 su 2 ora per Fowler. Una media punti, quella di Fowler, che ovviamente dopo questo match salirà. Monacelli, ancora Nicolas Morici, molto attivo in questi minuti. Si vuole far vedere Morici per mettere in difficoltà coach Pullano. Ci prova la Tella dalla media distanza, pallone sul ferro. Meroi, prova Meroi, un airball questo qui. Pallone che tocca solo la tabella dell'uomo. Lo scarico per Monacelli, c'è libero Morici, la finta di Morici, fallo su di lui. Due tiri liberi per Nicolas Morici. E arriva anche il quinto fallo per il numero 14, Ciampaglia. Ricordiamo che oggi Viterbo ha affrontato Catanzaro senza Marcante. Sicuramente sarebbe stata una partita più combattuta con un giocatore esperto come Marcante. Morici fa 0 su 2 intanto. Dall'altra parte Fowler, pallone sul ferro, il rimbalzo di Calabretta, prova a fare tutto da solo. Fallo su Calabretta da parte del numero 4 Ingrilli. Due tiri liberi per Luca Calabretta. Realizza il primo Calabretta. E realizza anche il secondo, quota 5 per Calabretta, quota 90 per la Mastria Vending Catanzaro. Prova Fowler ad andare fino in fondo dopo una bella azione personale. Pallone sul ferro dell'uomo, prova ad andare e realizza l'urlo del Palapuera, tutto per dell'uomo. Recupera poi Morici. Anzi, aveva recuperato Calabretta, aveva recuperato Monacelli. Ancora Monacelli e realizza. E a questo punto la Mastria Vending Catanzaro vuole toccare quota 100. Vuole toccare quota 100. Davvero una serie di canestri a ripetizione incredibili per la Mastria Vending Catanzaro. Ora davvero l'obiettivo è arrivare a quota 100 dell'uomo, e ci saranno due tiri liberi e sarà proprio dell'uomo ad avere nelle mani i canestri di quota 100. Dell'uomo realizza, quota 99 per Catanzaro. E realizza l'urlo del Palapuera. Ci volevano questi 100 punti per Catanzaro. Ci prova fino alla fine Fowler, che prolunga ulteriormente questo match subendo fallo, quindi due tiri liberi, e su questa azione probabilmente si chiuderà questo match, su questa gita in lunetta di Fowler, che potrà rimpinguare il suo bottino e guadagnarsi la palma di miglior marcatore del match. Sale ora a quota 22 raggiungendo Carpanzano. E così è, miglior marcatore del match
per Fowler, questa palma, una magra consolazione per lui e per Viterbo, che esce sconfitta per 100-59 qui al Palapulerà dalla Mastria Vending Catanzaro. Una vittoria netta, meritata e rotonda per i giallorossi, che può riportare entusiasmo e tranquillità alla formazione di coach Pullano in vista di un futuro che ora sembra sicuramente più roseo. Bene, qui dal Palapulerà è tutto. A risentirci per il prossimo match interno della Mastria Vending Catanzaro, che ricordiamo sarà domenica 6 novembre qui al Palapulerà contro la Stella Azzurra Roma. Buona serata da Pier Santogallo.